Buongiorno, allora scusate, sono in un bagno, molto probabilmente risuona un sacco, però forse è il momento, la stanza più decente della casa per poter filmare. Allora, prima di tutto voglio dirvi che siamo a Auckland, quindi scusate se comincio questo vlog in maniera così poco professionale. Siamo in Airbnb, che in realtà è tipo una villa ed è bellissimo, hanno un sacco di spazio, infatti come ben vedete, cioè guardate il bagno, è tipo enorme. Vabbè. E niente, siamo arrivati a Auckland la sera del 16 di dicembre, oggi è il 18, e il nostro volo è stato ritardato, quindi siamo arrivati veramente tardissimo la sera. Siamo arrivati all'Airbnb qua, poi il giorno ieri, che era il 17, non abbiamo fatto molto perché pioveva tantissimo, anche oggi stamattina ha piovuto un sacco, quindi adesso che fa un pochino bello, anche se fa un pochino freddo, andremo a farci una passeggiata da qualche parte. Domani partiamo per Matamata, che è la nostra ultima destinazione, mettiamola così, però faremo molte cose attorno, quindi questo sarà probabilmente un vlog messo insieme proprio per il fatto che a Auckland non sono riuscita a filmare molto perché non c'era molto da vedere. E però mi vorrei cominciare, diciamo, questo vlog per dire che la Nuova Zelanda è bellissima. Farò un video a parte nella mia solita stanzetta dove parlo di alcune cose belle che comunque anche c'entrano con il zero waste, riguardo alla Nuova Zelanda appunto, e dove magari vi parlerò un pochino meglio perché dai vlog voglio che vediate i posti più che io che blattero, ecco tutto qua. Quindi per adesso, nonostante magari ieri la tempesta e tutto quanto, ci sta piacendo tutto, tutto è bellissimo, però appunto le cose più belle, diciamo, le avevamo lasciate per ultime, come per esempio andare a vedere Hobbiton. Ripeto, se siete fan del Signore degli Anelli probabilmente capite, altrimenti comunque sarà molto bello da vedere a prescindere anche se non mi avete mai visto il film. Quindi adesso andiamo a farci una passeggiata. C'è tanto vento, quindi se filmerò probabilmente non parlerò proprio perché c'è un botto di vento, forse lo sentite già. E basta, quindi magari dopo vi faccio vedere un po' attorno, ma come vi ho già detto, secondo me le cose più belle saranno quando usciremo fuori da Auckland, perché Auckland comunque è una città molto grande, una solita città trafficata, piena di gente, piena di macchine, ecco, quindi diciamo che le cose belle che mi sono piaciute è stata Queenstown sicuramente, dove c'era un sacco di natura, anche Wellington è stata molto bella, come avete visto ho filmato un sacco a Wellington. E niente, quindi adesso andiamo a farci la passeggiata. Spero che vi piaccia, spero che vi siano anche piaciuti i posti che ho fatto vedere fino ad ora. Come vi ho già detto, ho postato tutte le foto su Instagram. Non so se mi sentirete, ma siamo in mezzo a un parco. Ci sono le pecorelle in mezzo a un parco. Oh mio Dio! E quella è quasi stata per un giro per strada. She's doing a messy bunny. How much wind is up here, Thoyn? Devo legarmi i capelli perché i miei capelli vanno ovunque e non riesco neanche a fare una foto di. Se avete capelli corti, venite in Nuova Zelanda, altrimenti. Buongiorno. Oggi è il nostro ultimo giorno a Auckland. Come avete visto,
visto, non abbiamo fatto grandi cose qua a Auckland perché non siamo stati fortunati per quanto riguarda il tempo, ma va bene così, non importa. Adesso facciamo colazione e poi andiamo verso Matamata, che sarebbe lì dove c'è il set di Hobbiton, dove ci andiamo domani, non vedo l'ora. Oggi invece andiamo a delle termali, delle sorgenti termali naturali, infatti io ho già il costume da bagno addosso. Dobbiamo guidare un bel po', però allo stesso tempo dobbiamo comunque guidare verso Matamata, quindi siamo di strada, mettiamola così. E non so se filmerò là, se non filmerò sicuramente posterò delle foto su Instagram, che lascio comunque sempre nei highlight di Instagram, che c'è la cartella che si chiama Nuova Zelanda, per chi fosse interessato e magari non guardasse sempre Instagram. Vedo se riuscirò a filmare, se non riuscirò a filmare, insomma, ci siamo capiti, cioè sono delle sorgenti termali, magari se sono ultra fighe magari filmerò qualcosina, ma non è detto che possiamo entrare con le fotocamere e tutto quanto, perché a Montreal ci sono delle sorgenti termali dove non puoi filmare, vabbè. E niente, volevo fare solo questo piccolo update giusto per dirvi cosa facciamo, in modo da capire dove andiamo, cosa facciamo, eccetera eccetera. Siamo appena arrivati, giusto per farvi vedere un po' da fuori, è veramente nel mezzo del nulla, così, è tutto là, un po' qui. Loe, don't show your bathing suit! Canada. Guardate che bello, mio Dio, non vedo l'ora di andare là e farmi un pisolino direttamente. Ah. You happy? Siamo appena arrivati al nostro hotel di Matamata. C'è una mosca, molto bene. Allora, questo è il bagno. Scusate, vi sto facendo vedere prima cosa il bagno e la mosca. Siamo appena tornati dalle terme, quindi questa è la nostra ultima destinazione. Abbiamo praticamente un appartamento. Non me l'aspettavo, onestamente, dalle foto non sembrava così grande, invece è enorme, abbiamo un terrazzo, abbiamo una piccola cucina qua, abbiamo il letto qua. Mamma mia, che figata. Bellissimo modo per finire la vacanza. Qua c'è una cosa con asciugamani, se vogliamo stirare, accappatoi. Questo c'è un tavolo, scusate, che ci sono le nostre valigie in mezzo. Qua c'è una piccola cucina, lui si sta già mangiando la nostra colazione di domani. You eating everything? Pick up your shoes, my love. No. Questo è il terrazzo. Praticamente io in questo hotel ci resterei, non mi muoverei più. E questo è il fuori. Siamo ovviamente tipo su una montagna, una cosa simile, ma dettagli. Però guardate che bello. Il mio futuro appartamento deve essere così. Altrimenti non ci penso nemmeno ad abitarci dentro. Mi piacciono un sacco le finestre così. Allora, stiamo andando a visitare il... Are you too close, my dog? No. I feel it that you're too close. It's super close. Then can you go? No. Not close. Stiamo andando a visitare Hobbiton. Stiamo andando a visitare il set che hanno usato per fare la contea. E ripeto, come tutte le cose che ho ripetuto in questi vlog, se avete visto il Signore delle Anelli, questa è forse la cosa più bella che esiste a Nuova Zelanda, e l'abbiamo lasciato come ultima cosa da fare, proprio per questo motivo. Io so che mi metterò a piangere, quindi per favore, se vi filmerò il momento in cui mi metterò a piangere, non ridete di me. E niente, dobbiamo prendere un autobus per portarci là e poi lì faremo vedere tutto. Haven. So we have a maintenance department, right? They're the ones that do all the gardening, they keep our Hobbiton movie set looking just how you saw it in the films, and there's about 20 to 30 people that hang out over at Dusty Haven. It's their job. They start at 6 o'clock in the morning and they work all the way through the day. So in the morning they'll be doing a bit of mowing of the lawns, as it has to happen, and they do it so that it looks pretty, but also so that you guys don't have to hear them while you're on your tour. They get up early and get rid of all the noisy stuff. So on the left hand side, this strip of grass was called Animal Kingdom. There might have been some animals on the screen. The pig that you could have seen, his name is Leroy, so is my brother's name. That's no coincidence at all, I think. Now on the left hand side we have what used to be called Base Camp, and so all the actors like Sir Ian McKellen, Elijah Wood,
all of them over there would have just had their little campsites and their trailers lined up against the fence line, and they'd come and chill out while they weren't needed on the movie set itself. They also had two large marquee tents, one for food and the other for hair and makeup, and as you can sort of imagine, it was one big village out here just while they were filming those sets of trilogies. E questa è la casa di Sam. Oddio. Yes, he was the most extra one in the Shire. Oh my god. La hoppe? Yes. Allora, siamo quasi alla fine del tour. È stato bellissimo, onestamente. Se siete fan del Signore delle Anelli, dovete venire qua. Qua. Poggiù. Well, you got closer. Allora, prima lui mi ha fatto delle riprese terribili in autobus e stavo dicendo di non prendermi in giro se per caso mi filmerà mentre piango. Ho pianto, non mi ha filmato, quindi meglio così. Per fortuna esiste il trucco waterproof e via. Però se appunto se siete fan del Signore degli Anelli, questo è veramente il posto più bello del mondo. Voglio trasferirmi qua e voglio comprare un Hobbit Hall, anche se non sono in vendita purtroppo. E oggi è il 20 di dicembre, quindi è quasi l'ultimo dei nostri giorni, perché partiamo il 23 per Montreal. Quindi ho lasciato questa cosa per ultima perché volevo che fosse l'ultima cosa che vedevo. Lì, if you can, Green Dragon. Lì c'è il Green Dragon, che è dove andremo tipo a bere qualcosa. A quanto pare abbiamo un drink gratuito. Gratuito? Quindi andremo lì e finire. Abbiamo finito lo nostro tour, è durato comunque quasi un'ora e un quarto. Ci hanno lasciato comunque libertà di fare foto, ci hanno lasciato fare un sacco di cose, non ci hanno tipo detto dai, su, dovete muovervi. Quindi ho apprezzato molto la cosa. Siamo stati un gruppo molto piccolo ed è stato ancora più bello perché dietro di me vedo un sacco di gruppi enormi. Quindi va bene così. E adesso forse andremo a bere qualcosa e dopo andremo al gift shop dove io spenderò tutti i miei risparmi della vita. E lui è molto felice di questa cosa. Did you understand what I said? Everything. Thank you.
benvenuti al Green Dragon. Ci hanno messo anche le musichette del Signore degli Anelli. Abbiamo avuto un drink gratuito, uno perché questi erano di altre persone. E io ho preso una ginger beer, che era quella non alcolica. What did you take, my love? Cider? Mm-hmm, good job, my love. Lui ha preso un sidro, si dice? C'è, sidro, sì. Siamo qua davanti al fuoco. Abbiamo preso i posti migliori del locale. E lì abbiamo anche il Green Dragon. E ci sono tutte le finestre così. Veramente bellino. Stiamo lasciando Hobbiton. La stiamo andando via. Voglio trasferirmi qua. Oggi sarà una giornata tranquilla, credo che ritorneremo semplicemente in albergo e domani abbiamo un'altra attività da fare, quindi credo che oggi sarà giornata tranquilla perché forse piove oggi. Questo è l'albero della festa di Bilbo. Stiamo tornando. Ciao Hobbiton, è stato bellissimo. Mi fermo qua in macchina un attimo perché vogliamo andare a mangiare. Scusate se mi tengo gli occhiali, però oggi... Can you not bother me? I don't want to go to the airport by myself. I've been to it already. I have to film. I'll stay. Ok. Scusate se mi tengo gli occhiali, ma oggi non mi sono truccata, non mi sono resa presentabile e quindi scusate se mi tengo gli occhiali. Allora, prima volevo raccontarvi di cosa abbiamo fatto prima, perché non si poteva filmare, non si poteva fare foto, va bene così. Vi lascerò magari delle foto prese dal loro sito ufficiale. E quindi siamo andate a vedere le Waitomo Caves, che sono delle grotte, caverne, non so in quale maniera si traduca, credo sia grotta la maniera giusta, che praticamente sono delle caverne che hanno dentro i glowworms, che ho cercato la traduzione di questa roba e me lo traducono come lucciole, ma dubito siano lucciole perché sono proprio dei vermi che hanno tipo il culetto luccicante. La mia spiegazione è molto scientifica, vi lascerò comunque il sito della caverna, della grotta, qua sotto, così potete andare a vedervi di vostra, cioè vedere voi le foto direttamente, vedere anche dei video, perché ci sono anche dei video. Perché abbiamo visto, la prima parte è stata tutta, ci hanno fatto vedere tutta la parte della grotta, ci hanno raccontato che hanno scoperto questa grotta nel 1887, poi ci hanno messo 2 anni circa per fare una specie di passaggio per capire dove iniziasse e dove finisse, però è una caverna che, una caverna, vabbè, insomma, ci siamo capiti, è una grotta che ha un... migliaio di anni forse, quindi è comunque abbastanza vecchiotta. Ci hanno anche raccontato addirittura che una volta durante una visita dentro questa grotta c'è stato un terremoto fuori e nella caverna, cioè nella grotta non si è sentito nulla, assolutamente niente, la gente non ha neanche realizzato che ci fosse un terremoto là fuori, ed è stato un terremoto abbastanza forte, quindi hanno detto che effettivamente forse è la grotta, cioè il posto più sicuro che esista, anche se non lo sembra. Cioè io sono molto un po' di ansia quando vado in questi posti sottoterra, che non c'è veramente via d'uscita, mettiamola così, quindi non sono un amante di questi posti, però era una cosa che devo vedere. È considerato uno dei posti da assolutamente da vedere in Nuova Zelanda, forse l'avevo anche letto su un articolo dei posti da vedere in generale nella vita, almeno una volta nella vita, non so se rientrava nella top 100, però so che avevo letto di questa cosa. Non era neanche programmato che venissimo a vederla, ma siccome avevamo questi ieri e domani in realtà non abbiamo niente programmato, abbiamo detto vabbè, andiamo a farle sta roba. E è stato molto bello. A un certo punto dopo ci siamo messi su una barca, ci hanno messo tutti su una barca e abbiamo fatto il giro della barca, della grotta con la barca, e abbiamo appunto visto sul... soprattutto quando guardavi in alto c'erano tutti questi piccoli vermi che messi tutti insieme sembrava veramente tipo una specie di cielo stellato. Ecco anche come loro si nutrono, perché ci sono degli insetti che volano pensando che questa parte che sembra un cielo stellato sia effettivamente una via d'uscita, quando in realtà non è così e i vermi se li pappano per bene. Quindi questo è un po' come funziona il loro, il loro mangiare, però... So che, ok, non davano il permesso di filmare, di fare foto, va bene così, ma credo che non sarei neanche riuscita a fare effettivamente delle foto e dei video decenti per farvi capire effettivamente quanto bello fosse là dentro. Quindi secondo me è una cosa che va vista
che va vista nella vita reale, anche perché non ho una fotocamera così fica da poter fare delle foto, dei video, perché era comunque tanto tanto buio, non vedevamo niente, l'unica luce erano veramente solo questi vermi luccicosi, ecco, li chiamerò vermi luccicosi perché non so se c'è una parola esatta di tradotta, la cercherò dopo, ma come vedete già ho trovato lucciole, quindi non credo siano lucciole, però perché sono due cose completamente diverse. Quindi abbiamo visto questo, è stato veramente molto molto bello, mi è piaciuta tantissimo come esperienza, è una delle cose più belle che io abbia visto qua in Nuova Zelanda, dopo Hobbiton, perché Hobbiton è la cosa più bella che esiste al mondo in generale, quindi così. Adesso andiamo a mangiare, non so se faremo qualcosa oggi, domani è l'ultimo giorno qua, sono molto triste, quindi probabilmente saremo all'hotel, faremo le valigie. E poi lunedì abbiamo comunque quasi tutta la giornata, quindi faremo la strada per andare a Auckland, riporteremo la macchina indietro e andremo all'aeroporto e abbiamo anche là, abbiamo tutto il volo di ritorno lungo come quello di andata. E in Canada in questo momento ci sono meno 30 gradi e con questo ho detto tutto, mentre qua ci sono almeno, oggi fa molto caldo, oggi forse è la giornata più calda da quando siamo arrivati, quando ci sono forse, how many degrees are today, my love? 25, 26, yeah. Forse sono 20, 25, 26 gradi, si sta benissimo perché non è un caldo afoso, quindi si sta veramente bene, è anche vero che è l'inizio dell'estate per loro, quindi il 21 di dicembre per loro è iniziata l'estate da qualche settimana, ecco, quindi per loro non è ancora troppo caldo, ma va bene così, tipo se credo sia il periodo perfetto per venire a viaggiare. E basta, quindi adesso vediamo se faremo qualcos'altro oggi, altrimenti il vlog probabilmente lo finirò domani, sì, domani magari dirò qualcosa per concludere, se facciamo qualcosa alla fine, però volevo raccontarvi questa parte della grotta ed è una cosa che se per caso programmate di venire in Nuova Zelanda dovete assolutamente vederlo. Alla fine siamo tornati verso il nostro hotel e abbiamo visto che c'è, my love, abbiamo visto che ci sono delle cascate da vedere, abbiamo preso il tragitto di un'oretta, quindi non credo che arriveremo in cima, però è un tragitto comunque abbastanza lungo visto che sono tipo le 7:30 di sera, non ci abbiamo pensato, potevamo farlo domani visto che domani non facciamo niente, però vabbè, visto che eravamo già di passaggio abbiamo deciso di farlo sperando di non perderci, però visto che comunque qua è estate c'è luce fino quasi le 10. Quindi è una cosa che mi mancherà tanto quando tornerò in Canada, poco ma sicuro. Doina, survived the struggle, went for a little bit of a shower to get some water. Speak to me about your experience, Tony. Allora, siamo venuti a fare questa cosa ed è stata più lunga del previsto. È stata più lunga del previsto, devo urlare a quanto pare perché c'è il rumore dell'acqua. E abbiamo lasciato la bottiglia d'acqua in macchina, quindi stavo crepando di sete. A un certo punto mi sono buttata sotto un muschio dove cadeva l'acqua, quindi mi sono bagnata tutta per bere e comunque non mi sono dissetata bene a prescindere. Però alla fine ce l'abbiamo fatta, in realtà puoi andare ancora più sopra di così perché dura un po' di più, però siccome è anche tardi magari torniamo domani, ma no, non credo di dover. No? No. Ok, no. Quindi sì, quindi sono molto malata.
wet shoes. Però si sta bene. Almeno non ho caldo. Siamo appena tornati nel parcheggio e c'è il tramonto. C'è il cielo che è rosa, non si vede molto nella fotocamera da quel che vedo, però è bellissimo. Ciao a tutti, allora scusatemi le condizioni in questo momento, stiamo preparando la valigia per ritornare e io mi devo lavare, mi devo seriamente dare una risciacquata, mi devo lavare, devo finire, abbiamo quasi finito di preparare le valigie. Adesso è il domenica sera, quindi siamo il 22 di dicembre, domani è il nostro volo, ce l'abbiamo domani sera alle 8 di sera, arriviamo a Montreal che sarà ancora il 23 di dicembre, una cosa come le 9 di sera, però in realtà ci facciamo un viaggio di 20 ore, semplicemente non perdiamo tempo come invece è successo all'andata, che siamo partiti da Montreal venerdì, siamo arrivati a Nuova Zelanda di domenica, e... Niente, volevo dire che oggi non abbiamo fatto granché, siamo andati semplicemente a fare un giro, scusate lo speak è un po' sporchino, ma siamo andati semplicemente a fare un giro vicino a una spiaggia, faceva molto caldo, quindi sono un pochino tipo messa male per questo motivo, perché quando fa troppo caldo io perdo un po' l'energia, quindi in realtà sono molto contenta, ho scelto un periodo perfetto per venire in Nuova Zelanda proprio perché non ha fatto né troppo freddo né troppo caldo, tranne i primi giorni che ha fatto un po' freddino, però era anche la città che era molto, molto al sud, quindi fa più freddo là, però oggi faceva un pochino caldo, quindi non sono proprio la migliore persona da avere a che fare quando fa caldo. E niente, volevo semplicemente chiudere questo vlog dicendo che questo viaggio ci è piaciuto tanto, siamo veramente contenti, è stata una pausa che ci ha fatto bene sia uno che all'altro, lui è molto fortunato perché adesso noi torniamo in Canada e lui ha altre 2 settimane di ferie, adesso perché la scuola è giustamente chiusa, io invece torno al lavoro subito, non me va. E niente, spero che questi vlog non vi abbiano annoiati troppo, questo è l'ultimo, quindi probabilmente da gennaio ritornerò a fare i miei soliti video, se avete richieste come al solito fatemelo sapere, spero appunto che questi video un po' in questa nostra luna di miele vi siano piaciuti, so che non ho fatto i vlog più pazzeschi del mondo, nel senso che non mi piaceva stare tutto il tempo con la telecamera addosso, quindi filmavo un po' quando mi ricordavo di dover filmare, cioè che youtuber professionista sono. E niente, basta, non vedo, in realtà anche io non vedo l'ora di ritornare a fare i miei soliti video nella cameretta dove posso controllare luce, volume, cosa, rispetto invece a questa dove ci sono state delle scene piene di vento. E niente, spero solo che il viaggio di ritorno sia decente come quello di andata, siamo arrivati, mi manca la mia gattona, quindi non vedo l'ora di rivederla, e basta. Quindi se avete domande, anche se avete domande su questo viaggio, fatemelo sapere, magari faccio un video a parte. Noi ci vediamo la prossima volta, ciao e buone feste se vedete questo video, non so quando lo pubblicherò, ma forse sarà vicino alle feste, quindi buone feste, buone vacanze a tutti, mangiate tante verdure, siate buoni, spero che riceviate tantissimi bellissimi regali, fatemi sapere cosa avete ricevuto. E niente, ci vediamo al prossimo video, ciao!